si può intendere naturalmente che tipo di oggetto l'individuo poi sceglie nel corso della sua esistenza. È chiaro che qui entriamo nel grande campo, diciamo così, della complessità dell'individualità. Come scelta oggettuale possiamo fare l'esempio, ad esempio, del problema della scelta dell'oggetto d'amore. È chiaro che un grosso problema è quello della scelta dell'oggetto d'amore nel campo dell'eterosessualità e nel campo dell'omosessualità. È chiaro che gli individui omosessuali hanno una scelta oggettuale che si dirige verso una persona dello stesso sesso, e diversamente le scelte eterosessuali sono invece scelte in cui l'individuo si rivolge verso un oggetto dello stesso diverso. Ecco, è chiaro che noi non sappiamo ancora il perché questo succede, perché ci sono sicuramente dei fatti biologici che determinano la scelta oggettuale, ma anche dei fatti ambientali, familiari, quindi che derivano poi dall'esperienza specifica delle persone. È chiaro che, ad esempio, per fare un'ulteriore, diciamo così, considerazione, noi non sappiamo perché un individuo faccia una scelta oggettuale omosessuale, perché è come se la stessa situazione si crea nella scelta eterosessuale. Noi non sappiamo ancora perché un individuo fa una scelta verso l'eterosessualità invece l'omosessualità. Comunque in psicanalisi si pensa che l'individuo sia dotato di una potenzialità affettiva e relazionale che lo porta sempre incontro alle esperienze di relazione, perché l'individuo umano per definizione senza relazione non potrebbe sopravvivere. Quindi perciò si parla di scelta oggettuale, intendendo come oggetto la persona che serve poi alla crescita e alla continuità della vita.